non si riesce più a capire quello che è il dolore e le pene delle persone che sono sottoposte e costrette a rivolgersi alle strutture sanitarie. Noi siamo qui per difendere anche e soprattutto il concetto primario, il diritto alla salute passa attraverso la sanità pubblica. Non è vero che le prestazioni della sanità privata siano le stesse della sanità pubblica. Non è vero che non ci sia differenza per i cittadini, perché sui sistemi le convenzioni private gravano, sui sistemi le convenzioni private non è vero che producono efficienza, sui sistemi non si può speculare e rendere business le prestazioni sanitarie. Il cittadino non è una merce. Con Franca Pischedda, una delle organizzatrici di questa manifestazione davanti all'ospedale Marino, direi una manifestazione d'uscita. Una manifestazione d'uscita, io spero che sia la prima di tante manifestazioni che vedono i cittadini algheresi e non solo, tutti i cittadini del Nord Sardegna impegnati in quella che è la difesa della salute. Una manifestazione dove non sono i politici finalmente i protagonisti, ma le persone. Assolutamente sì, abbiamo detto che oggi la politica non ha voce, oggi la politica ascolta la voce di un popolo, passatemi il termine, incazzato. Un popolo incassato Nieddu, perché l'assessore Nieddu alla sanità deve svegliarsi, deve vedere che una città ha bisogno del suo ospedale. Gli algheresi hanno bisogno del loro ospedale, non dobbiamo cercare di farselo togliere. Proprio a proposito dell'assessore Nieddu, è qua anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, algherese, che ha assicurato nessuna chiusura, ma anzi il rilancio del settore qua davvero. Io auguro al presidente Michele Pais di portare a termine la sua proposta, la sua difesa verso il nostro nosocomio. Io auguro tutto il bene a Michele Pais, sperando che il suo sia il nostro bene e sia il bene di tutti. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sono incavolata perché sono già tre mesi che io mi servo dell'ospedale Marino e sono contentissima del personale che c'è, però la prevenzione non è nell'elenco. Un appuntamento svaria anche di aspettare un anno in certe cose. Io sono stata presa in tempo perché il mio problema è grande, perché io ho la colonna che non regge. Allora, l'ospedale Marino per noi è pane, che è quotidiano, e non dobbiamo andare a Ozieri, a Tiesi o cose. Ci abbiamo un ospedale qua, quindi per favore fate in mezzo dei politici che se ne vadano altrove a comprare l'albergo che vogliono, perché qua ne abbiamo le tasche piene. Sia l'ospedale Marino di Alghero che l'ospedale civile sono cose che non devono mancare nella nostra città, vengono da tutta la Sardegna, soprattutto l'ospedale Marino, che è sempre stato il fiore all'occhiello della nostra Sardegna, dell'Italia, dell'Europa e anche del mondo. Oggi non è soltanto noi che dovevamo stare qui ad ascoltare, a reclamare, dovevano esserci anche i ragazzi delle classi superiori insieme ai professori per far vedere a loro che a noi qui ci sta mancando tutto. Allora, io sono una ex dipendente di questo ospedale e perciò ho vissuto in prima persona quello che è stato il periodo d'oro di questo ospedale. Da qui passavano, venivano non soltanto da tutta la Sardegna ma anche da fuori, attirati dall'alta professionalità dei nostri medici che erano all'avanguardia su tutto, soprattutto sulle protesi. Dopodiché si è visto gradatamente lo smantellamento, quando è andato in pensione il nostro primario, dottor Giancarlo Melis, si è visto lo smantellamento di tutto quanto. Hanno iniziato col togliere qui il presidio di anestesia che c'era. Prima qua c'era un presidio di anestesia con tanto di primario e di anestesisti fissi 24 ore o comunque con la reperibilità qua all'ospedale Marino. Hanno tolto il
con ragioni, adottando ragioni economiche, come se il prestare servizio all'ospedale marino o all'ospedale civile costasse di più per poter mantenere, visto che gli spazi c'erano qua, e hanno portato via il presidio di anestesia. Dopodiché hanno iniziato a far mancare, con scuse veramente allucinanti, gli anestesisti. Dopodiché dalla ASL pare che queste sale operatorie non siano più adatte per fare il lavoro per cui sono. Allora, le sale operatorie sono state ristrutturate qualche anno fa, sono all'avanguardia. Tre sale operatorie che hanno lavorato a pieno ritmo con Giancarlo Melis tutti i giorni, tutto il giorno.